Buongiorno a tutti e porto la benedizione del Signore, che per i credenti è un segno di grazia, per coloro che non credono l'accettano in silenzio, non partecipando, ma nel rispetto proprio del credo. Tre cose importanti per questa giornata: tutti gli organizzatori, ecco anche la presenza qui del commissario, del subcommissario, ma di tutti, ecco anche di quelli che tra qualche giorno saranno ad amministrare questo nostro bel comune. E io dico una cosa, commissario, io ci credo poco alle giornate della pace, credo molto alla pace nelle giornate. Gli eventi sono bellissimi, ma oggi spero, prego e penso che sia l'inizio di un cammino, non la fine di un passaggio tu a San Sebastiano, ma che appunto sia questo parco, questo momento anche importante per tutti, un momento per cui godere tra virgolette dell'aria fresca. E non possiamo non tenere presente che negli ultimi 10 anni ho celebrato ben 380 funerali, di cui l'87% tutti per tumore, tutti per leucemia. Io non ci sto, per me non va bene, penso anche per voi. Allora penso che ci dobbiamo rimboccare le maniche tutti, cominciando da me, servizio che faccio anche nella chiesa per i poveri, mi autorizza a gridare a nome dei poveri, dove ognuno che sa denunci, ognuno che vede non può più dire chi se non so fatta mia, sono fatti tutto quanto. La legalità, la trasparenza, ma soprattutto ciò che appartiene a ognuno di noi, credente e non credente, no? Deve essere ad appannaggio di tutti. E allora un grazie per aver garantito la presenza dello Stato, e anche se c'è stato qualche momento anche in cui io ho rivendicato delle cose a nome di chi non ha voce, ma a volte neanche chi amministra tutti questi poteri. Però penso che questo segno di oggi sia importante, sia un segno per cui ogni giorno, con l'aiuto ecco di manifestazione, di volontari, si può fare meglio e di più insieme. Ultimo elemento è un augurio che faccio al nuovo sindaco, per cui sto pregando moltissimo, che è quello di poter essere il sindaco di tutti, dove la gente, e ne viene tantissima nella nostra comunità, ha bisogno proprio di risposte concrete, di percorsi fatti insieme, di percorsi di pace, di percorsi dove la storia di ognuno abbia la sua vera dignità. Vedete, quel Padre Eterno che io conosco e per cui mi sono fatto prete ci perdona tutto, ma guai a toccare la dignità delle persone. La sgazzano poco, a diventare nervoso, a diventare poco sfastioso. Allora vorrei, con queste parole, però vi vedo troppo seri, non è un funerale, veramente invocare la benedizione del Signore. Ringrazio ecco il commissario che mi ha invitato, e in questa parola voglio anche ringraziare veramente tanti e colossi di San Sebastiano. Chi sono i colossi di San Sebastiano? I nostri ammalati. Gli ammalati di San Sebastiano amano questa terra e vogliono che questa terra torni a risplendere come loro la ricordano.